Ok, allora vediamo un po' l'esercizio di oggi sulla interazione. La richiesta è quella di considerare il più semplice tipo di interazione che possiamo immaginare, per cui una interazione del tipo forza uguale massa per accelerazione relativa ad un punto scalare, quindi un solo grado di libertà. La massa è una massa di 3 kg e su questo tipo, diciamo, di modello, andiamo a progettare un controllore a dinamica inversa. La massa è solamente data dalla m, quindi la dinamica inversa significa compensare solamente la m, con una certa stima m cappello. Ora, che moltiplica che cosa? Beh, la dinamica del secondo ordine. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, diciamo, durante la teoria, che in assenza di interazione questa cosa funziona abbastanza bene, ok? Ovviamente c'è l'errore, diciamo, di m cappello, però posso assegnare con kv e kp, non posso assegnare la massa desiderata, non l'ho messa, diciamo, qui nel controllo. Quando invece io ho una certa interazione con l'ambiente, quindi uno scambio di forze, e le cose cominciano ad essere un po' più complesse, perché abbiamo, diciamo, visto alcune caratteristiche di equazione differenziale che non ci piacciono tanto. In particolare poi cambia anche la caratteristica con e senza contatto. Vedete che cambiano le equazioni, diciamo, differenziali che rappresentano la dinamica. Quindi è richiesto di fare una simulazione in cui c'è un'interazione con l'ambiente, con un k variabile, in maniera tale da simulare k più o meno cedevole, oppure più o meno rigido, sono il concetto l'inverso, concettualmente lo stesso, e poi di invece progettare un controllo di impedenza. Allora, il controllo di impedenza dal punto di vista, diciamo, dell'equazione, in questo caso semplice, cosa presenta di differenza? Beh, una differenza abbastanza marchiana che però in qualche modo, diciamo, è profonda dal punto di vista del controllo, cioè io qui vado a scrivere più F, cioè vado a compensare esattamente la forza che sto scambiando con l'ambiente, la devo misurare ovviamente, e poi il mio controllore la compensa. Se io mi fermassi qui, quello che io avrei è un controllo infinitamente rigido che compensa qualsiasi cosa misura l'organo terminale, quindi è come se non ci fosse l'interazione. Ovviamente questo in alcuni casi, diciamo, si può pensare, nel senso se la mia interazione è una forza di entità limitata che io effettivamente voglio reiettare, effettivamente è un disturbo, e allora io la misuro e la compenso. Ma in questo caso, come abbiamo detto, nel controllo dell'impedenza, nel controllo dell'interazione, io sto cambiando il paradigma del controllo. Io non voglio necessariamente raggiungere una certa posizione. Io voglio gestire l'interazione con l'ambiente. In questo caso sto dicendo che l'ambiente per me come ipotesi può essere ad esempio una molla perfetta. Ok? È un'ipotesi che sto facendo adesso. Quindi io non mi fermo a questo più F qui, ma faccio rientrare la misura della forza nella parentesi tonda. Questa piccola modifica, che in questo caso è semplicemente una modifica di guadagno, per cui diciamo, nelle simulazioni che vi faccio vedere non si apprezzerà molto, perché comunque voi, diciamo, lo andrete a provare poi durante il progetto d'esame, fa sì che io abbia come vantaggio rispetto al caso del controllo puramente posizionale che io adesso riesco ad assegnare completamente l'equazione a ciclo chiuso anche assegnando una massa desiderata rispetto a questa forza che mi sta sollecitando il sistema. E questo l'abbiamo visto tutto quanto in teoria. Per cui adesso vediamo un attimo una possibile implementazione. Allora, vi ho detto che voi potete scegliere lo strumento che ritenete opportuno, con il quale vi trovate meglio, più veloce. Vi faccio vedere io, diciamo, come ho fatto, però, diciamo, semplicemente mi sono divertito a fare una GUI, a cambiare una GUI che mi ha fatto Paolo l'anno scorso. Quindi vi faccio vedere solamente la parte relativa alla simulazione. Allora, io diciamo, tramite la GUI, adesso vi faccio vedere con diciamo, gli oggetti, le slide, posso alterare questi guadagni. E
E poi eseguo ogni volta che modifico uno di questi oggetti una simulazione applicando sia il controllo di impedenza che il controllo puramente posizionale. Considero la massa di 3 kg, la massa stimata di 3,3 kg, quindi sto sbagliando il modello matematico, la mia posizione finale è di 20 cm, il tempo finale 3 secondi, passo di compimento 10 millisecondi, qui definisco tutte le variabili, ma per il motivo che mi fa piacere così, e poi comincio il ciclo for, ok? Per cui io ho deciso di fare in questo modo. La traiettoria desiderata adesso la segno costante. Se vedete questo if 1 mi serve semplicemente perché una volta lo lancio con 1, se metto qua 0, allora lui genera la traiettoria trapezoidale. È semplicemente per un flag un po' artigianale. Poi io porto avanti due simulazioni contemporaneamente, per cui io qui ho sia la forza del controllo di impedenza che è dato dalla K ambientale che moltiplica la X dell'impedenza, e sia la forza nell'altro controllo che è la X senza impedenza. Quindi calcolo l'errore X tilde, calcolo X tilde con l'impedenza, X tilde diciamo senza impedenza, il controllo U senza impedenza, quindi M cappello per diciamo la parentesi tondo, e poi il controllo con l'impedenza in cui ho M cappello diviso MD che moltiplica, ebbene la parentesi tonda, io ho F e ce l'ho anche fuori. Il segno, se è diverso rispetto a quello degli appunti, è perché semplicemente ho considerato la molla in maniera diversa, però è la stessa cosa. Ok, poi calcolo l'accelerazione di impedenza, per cui sono le due forze che agiscono sul punto materiale, che sono quella del controllo e la forza esterna dell'ambiente, chiaramente diviso la massa reale, questo mi dà l'accelerazione. E la stessa cosa per quanto riguarda, diciamo, l'accelerazione e il controllo senza impedenza, semplicemente uso le altre due variabili. Poi faccio l'integrazione di Eulero, quella banalissima, perché, diciamo, considero il passo di campionamento sufficientemente piccolo. Questo è tutto, ok? Poi è all'interno di una GUI, per cui c'è un po' di codice necessario per gestire la GUI, ma no, niente di particolare. Allora, vediamo un attimo che cosa stiamo guardando. Questo è l'esito di una simulazione con questi parametri, MD uguale 1, KV, KP e K dell'ambiente. Ognuno, va bene, unità di misura qua, si sa internazionale, qui ho scritto solamente per la posizione e per la forza ho scritto l'unità di misura. Per la posizione abbiamo che la linea tratteggiata gialla è la posizione desiderata e la nostra x senza impedenza è blu e con l'impedenza è rossa. Allora, in entrambi i casi che cosa stiamo notando? Beh, in entrambi i casi notiamo che il nostro controllo non è sufficiente a garantire che io porti a zero l'errore. Ma mentre nel controllo di posizione, diciamo io, no, sto ignorando proprio l'interazione, per cui magari vorrei andare a zero, nel controllo di impedenza il mio obiettivo di controllo non è riportare a zero l'errore. Quindi, non essendo quello il controllo, l'obiettivo, io non mi pongo questo problema. Dico, ok, non va a zero. Cosa deve fare? Beh, io devo gestire la risposta. Come vi ho detto tante volte, la risposta indiciale è una risposta che dal punto di vista didattico o della simulazione, anche non didattico, anche in fase progettuale, se io sono in simulazione, è una risposta che io preferisco perché mi dà molte informazioni, perché in questo modo io posso leggere in maniera abbastanza precisa quelli che sono i modi naturali del mio sistema, dove sono i poli a ciclo chiuso, ok? Però adesso noi facciamo una taratura intuitiva sulla base del significato che noi abbiamo dato a questi fisico che abbiamo dato a questi termini. Potremmo farlo tranquillamente con gli strumenti di fondamenti di automatica. Questa è la forza che hanno scambiato, ok? Ora, che cosa posso fare? Beh, posso divertirmi a aumentare la K dell'ambiente. Vuol dire che io sto interagendo con un ambiente che adesso è più rigido, ok? Quando l'ambiente è più rigido, è ovvio che la cosa macroscopica che io noto è che sto andando a regime in una posizione
che è sempre più vicina alla posizione iniziale. Il mio ambiente è rigido, quindi io lo sto spingendo sempre di meno indietro. Ok? Affondo di quanto? Di 2 centimetri rispetto ai 20 desiderati. Non è solo la cappa ambientale, è il rapporto fra la cappa ambientale e la KP, ok? Del controllo insieme a quello dell'ambiente. Altre cose che posso osservare, vabbè, il valore della forza, ecco, chiaramente il valore della forza è, diciamo, aumentato, non chiaramente, no, è aumentato. Allora, se io aumento ancora la cappa ambientale, vabbè, in questa simulazione non succede, però quello che potrebbe succedere è che la X assume un valore negativo, cioè si stacca. Cosa che succede diciamo, negli esperimenti? Cosa cambia nella mia simulazione? Semplicemente che il modello non è più valido perché io sto considerando una molla rispetto al punto di riposo, ma non ho messo if, se sta indietro la molla non c'è, va bene, però. Non è successo, quindi va bene così. Cosa posso fare qui? Io, beh, posso cambiare il K con P e sto chiedendo quindi al mio controllo di essere più rigido. Guardate, se io aumento il K con P, diciamo, la mia posizione in entrambi i casi sta affondando di più al regime perché io sono diventato anche io rigido. Ricordate che sono due molle che stanno giocando. Una è virtuale del controllo e l'altra è quella fisica dell'ambiente, perché io ho deciso di modellare l'ambiente così. Va bene? Per cui aumentando il K con P posso arrivare, vabbè, in questo caso no, posso poi anche destabilizzarlo, ma in questo caso ancora non è successo. Cosa modifico della risposta con il KB? Beh, ricordiamo il significato fisico del KV, è un attrito virtuale, è uno smorzamento virtuale, per cui KV piccoli significa che io sto scivolando su una superficie lubrificata, KV grandi significa che io sto scivolando su una superficie che si oppone al movimento, sulla moquette. Aumentando il KV, quello che succede è che io posso diminuire l'oscillazione, quindi aumentare lo smorzamento di entrambe le risposte, evidentemente. Ok, e con l'MD? Beh, l'MD è un parametro che esiste solamente nel controllo di impedenza. In questo caso si apprezza un po' di meno quello che io posso fare, quello che non posso fare, per il problema semplice è perché dovrei fare un progetto analitico, però. Diciamo, quello che posso vedere è che questo, diciamo, altera soprattutto la risposta, cioè soprattutto solamente la risposta con l'impedenza. Ok? E io ho più gradi di libertà, per cui posso ottenere dei comportamenti, diciamo, più ricchi. Questo. Allora, volevo tentare di destabilizzare, così non ci sto, a caso non ci sto riuscendo. Vabbè. Ora, come il passo di campionamento della simulazione, le simulazioni, diciamo, dell'interazione sono sempre un po' delicate. Il passo di campionamento è importante. Se sbaglio il passo di campionamento, posso destabilizzare il mio sistema o comunque degradare la prestazione. Adesso qui vedete una spezzata perché chiaramente sto considerando meno punti e ho facilmente destabilizzato il sistema. Questa è una questione numerica principalmente dovuta alla regola di integrazione molto semplice, però anche nella realtà, se io voglio fare un controllo di forza, un controllo dell'interazione, è opportuno che io abbia un passo di campionamento molto piccolo. Bene, quindi 1 millisecondo è un passo di campionamento di un setup, ecco, con questo prima eravamo già instabili, 1 millisecondo è un passo di campionamento di un setup che mi consente di fare un controllo di impedenza, un controllo di interazione con buone prestazioni. Con 10 millisecondi le prestazioni sono abbastanza modeste e voi in laboratorio vedrete il controllo che chiude il loop a 10 millisecondi. Hardware più recenti hanno cominciato ad andare anche sotto il millisecondo come passo di campionamento per la interazione. Ok, allora diciamo
Questo è quello che vi volevo far vedere.